trent'anni esatti. Trent'anni esatti, trent'anni di lavorare alla Nazione Unita. E mi sono ritirato a 60 anni. Ora ho 86 anni, 26 anni con lavoro che mi ha goduto la pensione. 26 anni della Nazione Unita, 24 anni dello Socio Soccorso e sono arrivato qua, sono tranquillo perché ho 86 anni. E a 30 anni quando lui è arrivato c'era qualcuno della sua famiglia qua? Perché ha scelto di venire in America per esempio e non di andare in America del Sud? Perché qua a New York? Perché mia moglie è venuta qui, che era signorina, e noi altri ci guardavamo allora da distanza, per dire. Allora si guardava da distanza, no, era difficile poter parlare con una donna. E con questa scusa, e poi sapeva che cos'era l'America, perché mio papà ci aveva due frati, cane, due frati, due fratelli, ci aveva due frati, e automaticamente il mio zio se la passavano bene, andava qualche cosa e mio nonno ha comprato un poco di terreno, avevamo abbastanza terreno per starci due famiglie, c'era una bella casa, c'era una giocasolare a parte, una giocasolare di una zia mia che era signorina, non si è voluta mai sposare. Insomma, si tirava la vita buona avanti, si mangiava un pezzo di pane. E loro avevano scelto l'America perché gente del paese veniva in America. Mia zia hanno scelto l'America perché ci furono due cose. Prima della guerra 15-18 sapevo che mio papà era andato a militare, allora loro per scansare sono militare hanno venuto qui in America. E così non l'hanno fatto militare. Non fecero un soldato, non fecero le due fratelli di mio papà. Quello l'ho fatto che era carabinieri.